Benvenuti, prego, accomodatevi. Questa è la nostra casa. Io sono Sole e allora vi accompagno, vi faccio fare un giro. Questa è la cucina. Noi qui viviamo in sette, appartamento dove si svolge tutta la vita extra accademica. Qui, come potete vedere, abbiamo i turni delle pulizie, della spesa, i turni per la cucina. E questi ci sono molto utili perché ci suddividiamo i compiti. Naturalmente non è facile gestire la vita dello studio e la gestione della casa. Siamo sette donne in un appartamento, quindi... Lei è Raffa, che vive con me e viene dal Brasile. Sì, piacere. Bene. Dov'è il profitto oggi? È nella piccola e media impresa, nelle cooperative, nell'imprenditore che rischia, che investe e ha una sua remunerazione. Allora, cosa pensi tu per risolvere questo conflitto? Sicuramente una più forte tassazione delle rendite. Ti rendi conto che puoi fare un'esperienza di studio e di vita con studenti, con uomini, con ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo e con loro ci può essere un confronto che veramente ti apre dentro. Quindi è importante che noi abbiamo presente i tre pilastri, sempre. Allora, la base che cos'è? La base è il contratto. Cioè, tu impari a strutturare un pensiero. Allora la politica non è separabile dall'economia, non è separabile dalla teologia, non è separabile dalla filosofia. Impari un sapere in funzione di un fare. E lo impari attraverso anche la testimonianza diretta di questi docenti. L'altra domanda che faceva il nostro Raffaele, la vediamo domani, ve la accenno solamente, perché la riprende proprio Agostino dopo aver fatto... Il metodo di Sofia è molto innovativo perché mette al centro la dinamica della relazione, della reciprocità, e quindi innanzitutto tra studenti e docenti, una relazione in cui tutte e due sono attivi secondo il loro compito, tutte e due sono protagonisti. Questo si vede anche nella vita accademica, dove il centro è la comunità formativa. Beh, innanzitutto ti farei notare le provenienze. Io credo che siano tutte diverse a questo tavolo. Ma proprio tutte. Argentino, francese, brasiliano, egiziano. E una delle differenze che cogliamo subito è che il docente in qualche modo ci viene incontro non solo nel momento in cui ci dà qualcosa a lezione in maniera classica, ma nel corridoio, prendendo il caffè, pranzando con noi, condividendo un dubbio. Quindi nasce dalla vita di tutti i giorni, nel far lezione, nel preparare la lezione, nel far l'esame, nel condividere la giornata insieme. Questa condivisione è l'arricchimento generale. Sono venuto qua per capire meglio come possiamo costruire per un futuro, per essere più utile per situazioni critiche in Egitto. And I think Sofia is an exceptionally unique model that opens you up to the world, to this dimension. And that's what I think I'm going to grow with, and that's what I think I'm going to take back with me. En étudiant la communion, j'ai compris que ça vaut la peine pour approfondir cette dimension qui pourrait nous aider dans les jours à venir. Per me personalmente, come persona che si occupa di ricerca, è possibile intrecciare dei rapporti con altri gruppi di ricerca che in qualche modo sono affini alla mia prospettiva, e questo sicuramente è importantissimo, proprio per non essere un'isola felice e basta, ma portare, diciamo, questa felicità anche all'esterno. Felicità nel senso di fecondità.